Non poteva esserci un prologo migliore per questa masterclass di Vittorio Storaro. Cinema, televisione, teatro, opera lirica, dare la luce. Ecco Vittorio. Grazie. A condurre l'incontro, grazie. L'ho già annunciato, sarà Fabio Ferzetti. Buon lavoro. Grazie. Perché ho insistito per proiettarvi questo percorso? Perché volevo far capire quanto per ognuno di noi ci sono vari momenti nella nostra vita, in pratica delle tappe, che un pochino segnano in un modo molto specifico la nostra crescita, la nostra conoscenza e il nostro percorso. E per questo ho dato quei titoli, scusate se erano in inglese perché questo video è nato in America quando mi è stato dato il premio alla carriera dall'American Society of Cinematographer e Francis Coppola me lo ha conferito, per cui poi è rimasto con titoli inglesi. Io onestamente dopo tanti anni di studi eccetera, in un modo credo non consapevole, ho cominciato un certo tipo di ricerche, studi, su un certo percorso, molto semplice, dall'ombra alla luce. E poi tutto questo è stato un pochino accostato a un certo tipo di regista, come Bernardo Bertolucci. E poi mi sono interessato a quello che è il percorso, la simbologia, la fisiologia dei colori, perché mi sembrava che dovevo conoscere i significati di quello che stavo facendo nel Conformista o in Apocalypse Now, eccetera. E poi ho sentito il bisogno di capire cos'erano il rapporto tra gli elementi della vita sulla filosofia greca. E ogni volta che c'era un tempo mi fermavo, tornavo a studiare, tornavo a ricercare, trovavo importante approfondire la conoscenza. Poi ho cercato di capire cosa sono queste ispirazioni creative che Platone chiamava le muse e chi sono questi signori, che poi in realtà siamo tutti, i visionari, quelli che vedono oltre, al di là del, diciamo, del quello che è di fronte a noi. E io penso che questo tipo di struttura è esattamente la struttura della mia vita. Io, se avrò la forza, non credo di aver completato le mie ricerche, i miei studi, spero di poterlo fare in una seconda trilogia dei libri, e ho capito una cosa che mi sembra molto bella, che questo accade in ogni mestiere, io parlo della mia professione, che ogni volta, in ogni progetto, si torna studenti. Cioè il fatto di essere un eterno studente mi piace moltissimo, perché c'è sempre da conoscere. Grazie Vittorio, noi ci conosciamo ormai da una vita, lasciatemi fare una parentesi personale, io ho una piccola ragione, come dire, quasi di commozione anche sentimentale a ritrovarmi qui con Vittorio Storaro, perché ci siamo conosciuti quasi 40 anni fa, io andai a intervistarlo giovanissimo per una rivista allora trimestrale che si chiamava Cinema e Cinema, allora esistevano i trimestrali, non c'era il web, le riviste di cinema uscivano ogni tanto quando potevano in dei volumetti, che fece un numero su Apocalypse Now, quindi era il 79-80, quegli anni lì, una vita fa. E credo che sia stata una delle tue prime, se non la prima, non voglio dirlo, ma una delle tue primissime interviste. E insomma, quella che allora era un lavoro per specialisti, per appassionati, per cinefili, poi insomma, oggi invece Vittorio è veramente, non solo è una star, perché si può usare questo termine nel suo caso, ma è forse l'unico direttore della fotografia, pardon, scusami, bestemmia, adesso mi caccia dal palco, l'unico autore della fotografia, ci tiene giustamente a essere definito in inglese cinematographer, in italiano possiamo tradurre autore della fotografia, anche se nell'uso corrente si continua a dire direttore della fotografia, l'unico che ha acquisito appunto uno status veramente di autore riconosciuto a livello mondiale, non solo perché ha vinto i famosi tre Oscar con Reds, con Apocalypse Now prima di tutto, con Coppola, poi con Reds, con Warren Beatty e poi giustamente, finalmente con Bertolucci per L'ultimo imperatore, ma perché ha veramente formato e segnato
generazioni appunto di cinematografi, di autori della fotografia ovunque nel mondo e per primo in America, ora che un autore della fotografia italiano avesse un'influenza così profonda sul cinema americano degli anni 70 e poi 80, beh, non era affatto scontato. Il conformista era, che avete visto questa mattina, è un film che ha avuto un'influenza oggi inimmaginabile, sconvolgente, insomma, era diventato un libro di testo veramente per registi, scenografi e autori della fotografia che studiavano appunto, insomma, è un film che cambiò tutto, il modo di raccontare il fascismo e il modo di raccontare anche più in generale il passato, di ricostruire un rapporto con una memoria ancora recente ma ormai lontana, reinventandola e trovando appunto le luci, i tagli, i colori per cambiare completamente insomma il nostro rapporto con una memoria che invece si era sedimentata in immagini un po' fisse che andavano, come dire, a cui bisognava dare una scrollata. Insomma, se voi rileggete le interviste di grandi registi e autori della fotografia dell'epoca, insomma, vedrete che il conformista è citatissimo. Io ieri, andando così su internet cercando qualcosa che non conoscevo, ho trovato un certo John Bailey, grandissimo autore della fotografia, un signore che ha lavorato con Robert Redford, con Lawrence Kasdan, con Paul Schrader, che dice in un omaggio, però dice, beh, il film che ha cambiato la mia vita è stato Il conformista, perché ho visto Il conformista che ho deciso di concentrarmi su questo mestiere. Sono cose oggi difficili da immaginare, ma allora era così. Il nostro cinema viaggiava moltissimo nel mondo, influenzava in profondità appunto poi quello che sarebbe rimasta la prima cinematografia del mondo. Vittorio, tu però hai cominciato, ci tengo a prenderla un po' alla lontana, perché appunto hai detto una cosa molto bella: è bello rimanere sempre eternamente studenti, ogni film in fondo io mi confronto, mi immergo fino in fondo nelle mie ricerche. Tu però hai cominciato giovanissimo, con una formazione tecnica preziosa che ti è sempre rimasta accanto, su cui appunto hai continuato a lavorare, e hai cominciato anche da operatore alla macchina. Sei stato a lungo, e a lungo hai detto, poi forse non so, che essere il primo spettatore del film in fondo per te era un privilegio al quale ti era difficile rinunciare quando poi hai cominciato a occuparti soprattutto e prevalentemente della luce, della fotografia nella sua interezza. Quanto è stato importante questo per te? Quante risposte a queste domande? Troppe domande. Cominciamo da capo. Innanzitutto, perché non amo essere definito direttore della fotografia? Perché sin da sempre ho capito che era un errore. E un errore è stato fatto dai colleghi americani negli anni 60. L'associazione americana si chiama infatti American Society of Cinematographers, che è la parola giusta che ci definisce. In che senso? Fotografia, o photography in inglese, significa dal greco fotoluce, grafia, scrittura. E chi esercita questa, diciamo, esperienza, questo tipo di espressione, si chiama fotografo. Un grafo è uno scrittore, in quanto. La cinematografia o cinematography vuol dire la fotografia in movimento, cioè che c'è un tempo, e quindi colui che la esegue, in inglese da cinematography, con cui veniamo riconosciuti con l'Oscar o con qualsiasi, diciamo, titolo accademico, si chiamano cinematographer. Quindi in italiano sarebbe cinematografia, cinematografo. Un grafo è uno scrittore, non è un luogo o un giornale, da come a volte si esprimono. Io, quando ho capito un pochino questo tipo di dizione, non ho amato gli americani che si sono cambiati da cinematographer a director of photography. Perché? Perché loro si sono voluti mettere allo stesso livello del regista, che in America si chiama director, chiamandosi director of photography, e che noi abbiamo scimmiottato in italiano, in francese, in tedesco e compagnia. Perché l'ho fatto? Perché volevo rispettare il regista, in cui non ci possono essere due directors, due registi in un set, perché veramente la traduzione di director è regista in italiano. Nel senso che la struttura cinematografica è un po' come un'orchestra. Ci sono vari solisti, ma c'è un unico director, un unico regista. Quello che non hanno mai capito tanti dei registi che non mi hanno amato quando io mi sono firmato autore della fotografia cinematografica,
era perché non volevo essere dichiarato diretto del regista, cioè era un grande rispetto per questo. Ma tornando alla seconda parte della domanda, io ho avuto la fortuna che mio padre, voi tutti conoscete, anzi credo che verrà anche riproiettato, Ultimo Cinema Paradiso, che è la storia di un bambino che vede in una sala di in una cabina di proiezione un certo numero di film e si innamora di un certo cosa. Io un pochino la mia storia è un po' quella, nel senso che mio padre era un proiezionista della Lux Film, una grande casa cinematografica degli anni 50, 70, eccetera, e io andavo bambino a 7, 10, 12 anni, 14 anni così, a volte con lui, e mettevo anch'io le mie manine attaccate al vetro e guardavo queste immagini in movimento, e sicuramente mio padre avrà sognato di far parte di quelle immagini che proiettava e ha appoggiato il suo sogno sulle mie spalle. Io a quell'epoca non potevo capire che cos'era il cinema, la fotografia, però mi ha fatto cominciare gli studi e io ho fatto 5 anni di studi in fotografia, diplomandomi maestro fotografico, e 4 anni di cinematografia, tra cui gli ultimi 2 anni al Centro Sperimentale di Cinematografia. Sono uscito che ero, credo, un grande conoscitore della tecnica, perché nel bene e nel male, nelle scuole, istituti, accademie, università anche, purtroppo la nostra area ha un insegnamento specifico che è la tecnologia. E io all'epoca questo non conoscevo altro che questo. Ho cominciato la professione in un modo molto rapido, sono diventato, come diceva Fabio, un operatore di macchina giovanissimo, avevo 21 anni, e hanno cominciato, dopo un primo o secondo film mio, a cominciare a prepormi di cominciare a fare quello che si chiamava direttore della fotografia dell'epoca, e io non ho sentito che era il momento giusto per me. Questo è un grande modo per i giovani, perché non bisogna avere fretta, credo, ragazzi. Bisogna aspettare il momento giusto, che si è maturi sufficientemente, e io non mi sentivo maturo in quel momento. Non solo, ma se non si sente un certo tipo di affinità elettive con la persona che te lo propone, in questo caso il regista, che è fondamentale, per lui, è il nostro direttore d'orchestra, forse è meglio non farlo. Se quella storia non la sentiamo e non sappiamo tradurla in immagini, forse è meglio non farlo il progetto. E rifiutavo di fare questi progetti finché ho avuto l'opportunità di conoscere un straordinario regista, bravissimo italiano, che mi ha proposto nel momento giusto, col titolo giusto, in un modo giusto, un certo tipo di film. Io ero giovanissimo, avevo 27-28 anni, era Franco Rossi che mi ha proposto Giovinezza, giovinezza. Io l'ho cominciato questo film, per mia fortuna, in bianco e nero. Perché per mia fortuna? Perché nelle scuole dell'epoca ci si insegnava soltanto il bianco e il nero, non il colore. Negli anni 58-60, i miei 2 anni del Centro Sperimentale, non ci dicevano nulla sui simboli, sui significati dei colori, eccetera, eccetera. Anche perché a quell'epoca c'era un pochino una abitudine a pensare che il colore non recepiva bene l'ombra, per cui si facevano film a colori soltanto, film western, commedie, musical, roba del genere. Il film drammatico era solo in bianco e nero, cioè c'era questo rapporto luce-ombra. E io l'ho fatto questo film, però sempre con certi tipi di istinti o di emozioni, e poi mi sono accorto che non conoscevo bene i significati di quello che facevo. Finito il film, ho avuto l'opportunità con la mia giovane moglie di fare una passeggiata a Roma, Piazza Navona. Sono entrato in una chiesetta e a volte ci entravo soltanto non per ragioni diciamo religiose, ma perché ogni chiesa, praticamente in Europa, specialmente in Italia, sono come dei musei aperti. C'è una certa struttura architettonica, romanica, gotica, rinascimentale, barocca, che ci dà una certa impressione. Entriamo dentro e vediamo delle statue, vediamo quindi sculture, vediamo dei dipinti. A volte, se siamo fortunati, anche della musica che qualcuno suona. Beh, quel giorno che sono entrato in quella chiesa, ho visto un gruppo di persone sulla sinistra che guardavano in alto qualcosa. Mi sono avvicinato e ho visto quel dipinto che avete visto qui nel filmato di Caravaggio. E sono rimasto scioccato che in 9 anni di studi, 7 anni di professione, nessuno mi aveva mai parlato di un signore che si chiamava Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e faceva quel tipo di dipinti. Io quando ho visto, ecco dove sta, come è stata rappresentata nel film Caravaggio, quella incredibile intuizione
che ha sconvolto la storia della pittura, di un raggio di sole al tramonto che squarcia l'oscurità. E io sono rimasto scioccato e non capivo bene cos'era e come significava, ma certamente mi è rimasto talmente dentro che in molti film che facevo, anche inconsciamente, mi tornava quell'assenza di rapporto tra la luce e l'ombra. E tanti film, da Dio fa delle putere, Rezzo, Apocalypse Now anche, fino al Conformista, c'è sempre stato questo senso mio dentro. È vero che il Conformista ha cambiato anche me la vita, perché eravamo giovani con Bernardo, lui 28, io 29 anni, quando abbiamo fatto quel film, ma l'abbiamo fatto soltanto con lo stimolo, la fantasia, l'amore di fare una storia che ci entusiasmava. Abbiamo cercato una visione che metteva a differenza quello che era l'Italia in quel periodo della parte fascista, della politica dell'Italia, e la scoperta in Francia che c'era un senso di libertà, di poter essere intellettuali come si voleva. La cosa che mi ha scioccato quando ho finito il film, quando è stato presentato per la prima volta, è che ho visto delle persone che mi conoscevano molto bene anche prima, ma mi guardavano e mi parlavano in un modo diverso. E io sono rimasto giovane come ero, ho detto, ma io sono lo stesso di prima, non sono cambiato. Perché loro cambiano? Ho capito che bisognava purtroppo mostrare agli altri, non a se stessi soltanto. È stata una cosa un po' difficile per me da digerire, però quella era la realtà. Per carità, se qualcuno non ti conosce e vede una tua opera è una bella scoperta, ma qualcuno che ti conosce prima e cambia il suo atteggiamento con te stesso, questo è un po' grave. Chi ha visto quell'opera è stato Francis Coppola al New York Film Festival, e l'ha amato talmente tanto che ha voluto assolutamente chiamarmi vicino a sé a cominciare a pensare a fare un progetto come Apocalypse Now. È il primo film, perché è stata la prima persona con cui ho accettato di fare un film internazionale, perché ho sentito di nuovo un grande trasporto, un abbraccio da parte di Francis, e mi ha subito spiegato perché voleva fare quel film. Non era un film di guerra, come io temevo, che non c'entrava nulla, ma era un senso di cercare il senso delle civilizzazioni. Quando mi disse, leggi Cuore di Tenebra e tu capirai il principio che io voglio mettere su questo film. E Cuore di Tenebra, Gesù Cora, dice una cosa molto precisa: quando una cultura si sovrappone a un'altra cultura, compie un atto di violenza e va denunciato. E ho capito che era una cosa talmente universale che mi riguardava. E ho cercato, con le conoscenze che avevo all'epoca, di utilizzare la luce, i colori artificiali che si sovrapponevano ai colori e alle luci naturali per creare visivamente quel senso di conflitto che c'era tra quelle nazioni. E da lì è cominciata la mia storia internazionale. Proviamo, Vittorio, proviamo a scendere nello specifico, perché l'abbiamo appena vista. Abbiamo appena visto la scena geniale, appunto, cioè c'è un prima e c'è un dopo, veramente. La scena in cui finalmente, perché probabilmente tutti qui avete visto, ma chissà, Apocalypse Now, ma forse non ricordate, e qualcuno magari non l'ha neanche visto, che Brando entra in scena piuttosto tardi nel film, lo aspettiamo a lungo. Quando finalmente si arriva a Brando, il film, non dico che è quasi finito, ma insomma siamo molto molto avanti, e c'è quest'uomo che emerge appunto dalle tenebre, Cuore di Tenebra. Ecco, una scena così decisiva, poi fra l'altro Marlon Brando era ancora allora uno dei più grandi divi che la storia del cinema americano abbia mai espresso, quindi non era neanche semplice decidere di raparlo a zero, vabbè, ingrassare era ingrassato di suo, e tenerlo al buio, mostrare così questo cranio pelato e non invece la bellezza dell'attore. Una scena così, come nasce, come si arriva a scelte così, così forti, così estreme? Io credo che, ecco la ragione del video che ho mostrato questa mattina. La proiezione è partita un attimino tardi, ma c'era scritto l'ombra prima di quel pezzo del Conformista in cui Jean-Louis Trintignant ricorda al suo ex professore il mito della caverna di Platone. Sicuramente molti di voi lo ricorderanno, alcuni lo stanno studiando adesso, non lo so. Nel mito della caverna di Platone
si parla di un gruppo di prigionieri che sono incatenati dentro una caverna da sempre, dalla nascita, che sono costretti a guardare il fondo della caverna. E cosa vedono al fondo della caverna? Vedono delle ombre che passano, create da un fuoco all'esterno della caverna, interrotto dal passaggio di alcune persone con degli stendardi, con delle statue e con delle bandiere. I prigionieri di Platone, essendo fin dalla nascita seduti lì, credono che quelle ombre siano la realtà. Questo è, se ci pensate, una metafora del cinema. I prigionieri sono come gli spettatori. Il fondo della caverna è come lo schermo, il fuoco fuori è il proiettore, le persone che passano è il sensore o il film, le ombre sono come le immagini. Che cosa significa questo? Che nel cinema, come nella caverna di Platone, quella non è una realtà che noi vediamo, ma è una immaginazione della realtà, ed un, diciamo, impressione della realtà, è una espressione della realtà. Cioè il cinema, secondo me, non ha realtà, non esiste il cinema verité, non esiste il cinema della realtà, il cinema è comunque interpretazione. Detto questo, sicuramente Francis Coppola, innamorato del conformista, ha visto quella in sequenza e, a parte in generale tutto il film, ha pensato, io credo, non me l'ha mai confessato, ma io credo che abbia pensato alla sequenza con Cars, con Marlon Brando. Noi ci incontriamo in Australia per fare un primo sopralluogo per la giungla, perché ci sono gli elicotteri in Australia, e nel mio piccolissimo inglese dell'epoca, lui non parlava italiano, mi ricordo che arrivo in questo albergo, ci sediamo e poi ci sediamo per terra, perché lui soffre di una scoliosi alla schiena, si sentiva male, a disagio sulla scuola, e ci siamo, molto bello, era la cosa, seduti per terra sul tappeto dentro una suite, e parlavamo in un molto semplice del concetto di Apocalypse Now, del concetto visivo. E io non parlavo bene inglese, lui non parlava l'italiano, ma parlavamo tutti e due dello stesso linguaggio, il cinema. E abbiamo parlato di come poter creare una visione più simbolica del personaggio. Quando Marlon Brando venne nelle Filippine, dove poi abbiamo girato il film in realtà, arrivò a 2/3 del film. In realtà Marlon, io avevo collaborato con lui, come avete visto, in Ultimo Tango a Parigi, ma era stato in grado, insieme con Bernardo, a costruire il suo personaggio dall'inizio, scena per scena, fino alla fine, perché era più o meno presente in tutto il film. In Apocalypse Now no. In Apocalypse Now si sente all'inizio parlare di questo personaggio, descriverlo in un certo modo, se ne vedono delle fotografie più o meno in bianco e nero, in controluce, se ne sente appena un pezzettino di parole con una voce da una radio. Quindi quando lui arrivò nelle Filippine, disse chiaramente a Francis: Francis, io non mi sento di entrare in scena come un personaggio normale, dobbiamo trovare un metodo, una cosa, qua là, eccetera. E stettero 3 giorni, fermata la produzione, a discutere come poter mettere in scena il personaggio di Cars. Al 3° giorno io ho detto, dico, ma forse se, visto che non si riusciva a trovare uno sbocco, se faccio una prova e preparo una prima inquadratura su quello che ci siamo detti con Coppola 6 mesi prima, forse se lo mostro a Francis è forse più semplice. Il cinema è un'espressione di immagini, e l'immagine molte volte è molto più forte di tante parole. Allora chiamo Martin Sheen, chiamo il doppio di Marlon Brando che ci serviva quando giriamo delle scene da lontano, con lui organizzo la prima inquadratura di Martin Sheen che arriva in controluce, perché arrivo in questo, diciamo, specie di letto, diciamo, di caverna anche lì, in cui si vede solo un braccio, e pian piano organizzo uno stretto raggio di luce in cui lui si può mostrare come in un mosaico, pezzo per pezzo, fino a che arriva a dichiarare un pochino col suo proprio volto l'orrore della guerra. Fatto questo, visto che non accade nulla, vado a chiamare Francis. Francis sta addirittura su una torretta, piove, era il periodo delle piogge nelle Filippine, e arrivo su dalla torretta e dico: Francis, che succede? Dice: Vittorio, sono stanco, non ho più parole. Non so come convincerlo, Marlo, devo trovare qualche altra cosa. Dico: Francis, ti ricordi 6 mesi fa, bla 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 bla, perché non vieni? Ho preparato una cosa, forse questa cosa ci può aiutare a chiarirci con lui.
è venuto giù, gli ho fatto mostrare, all'epoca non esisteva un attacco video come c'è oggi o un monitor che mostrano le immagini che giriamo, c'era solo l'operatore alla macchina che guardava quelle cose, quello come diceva Fabio, che era il primo spettatore in realtà che vedeva il film. Glielo spiegavo man mano che andavamo e lui ha detto: io penso che la cosa può funzionare. Assolutamente sì, hai ragione Vittorio, io preso da tante cose un pochino non ci avevo pensato a questa cosa. Chiamate Marlon, arriva Marlon, gli spiego tutto e lui dice: sì, io penso che la cosa si può fare. E si siede sul posto e guarda la luce, mi dice: Vittorio, c'è solo un problema, quando io mi alzo non sono certo di arrivare a questo punto, piccolo spiraglio di luce per me, come faccio a stabilirlo? Perché prima devo trovare il punto. Dico: non ti preoccupare, ci sarò io con una bandiera nera e faccio in modo che quando tu ti alzi ti oscuro tutto tramite un pezzettino del tuo capo e basta. Dopodiché tu guarda con la coda dell'occhio dove c'è la luce, tu puoi entrare o uscire a seconda di quello che tu vuoi mostrare. Un genio, ha fatto tutto lui. Beh, da quello che hai raccontato però hai fatto molto anche tu. Beh, ha fatto tutto lui, ma l'idea ho portato tua, lì. E poi gli ho dato uno spazio in cui recitare. La soluzione quasi proprio... Quale attore, grande star, di cui tutti mi dicevano non ci lavorare perché lui è una star, non farà, seguirà mai le tue luci, le tue ore, eccetera, aveva potuto accettare una sfida del genere? Non solo l'ha accettata, ma l'ha spinta lui a cercarla e l'ha voluta essere in questo modo lì. Per questo dico che è un genio, Marlon Brando. Beh, è una cosa anche abbastanza fuori del comune, stare o non stare, insomma, è difficile che un attore entri con tanta forza, come dire, nel processo creativo del film, influenzi fino a questo punto la messa in scena, o in America, magari nel cinema americano è più comune. Insomma, l'attore si adegua alle scelte del regista, segue le indicazioni, insomma, che addirittura blocchi per Marlon qualche giorno la lavorazione. È più di questo, Marlon, è molto più. Devo dire che l'atmosfera che c'era durante l'ultimo tango a Parigi, in quell'appartamento, che per tutta una serie di ragioni, l'ultimo tango a Parigi era un piccolo film, eravamo una piccola gruppo di italiani con un piccolo gruppo di francesi dentro un appartamento e poi in un altro albergo dal vero, perché non potevamo permetterci di lavorare in studio perché era troppo costoso. Marlon accettò quel film perché era... Quando Bernardo l'ha contattato, si sono incontrati a Parigi, ha voluto vedere Il conformista, si è innamorato del personaggio e l'ha voluto fare. C'era un'atmosfera straordinaria dentro quell'appartamento, cioè, si sentiva una vibrazione creativa fra di noi. C'era veramente una serie di solisti, che anche da Cato Barbieri si sentiva già le musiche che aveva fatto e che avrebbe dovuto fare, eccetera. Si sentiva le cose di Scalfiotti, dei costumi miei, delle luci di Marlon. Era un'atmosfera meravigliosa, meravigliosa. Quando si crea, io ho sempre pensato che il sensore oggi elettronico, digitale o la pellicola di una volta hanno una sensibilità superiore a quello che ci dicono i tecnici. È in grado di registrare le emozioni, si sente, si vede quando un film è fatto in armonia o in conflitto, secondo me. E io penso che quel tipo di, lo vedremo domani sera, Ultimo Tango ancora, si sente che è stato fatto in armonia, indubbiamente. Senti, già da questi primi ricordi, da questo tuo primo intervento, emerge, come dire, la dialettica fondamentale di tutto il tuo lavoro, che insomma da una parte c'è il grande bagaglio tecnico, gli studi continui, la ricerca anche culturale, per cui ti documenti, cerchi appunto di assorbire gli stimoli giusti, cerchi i pittori che ti possono guidare nella scelta della luce da fare, eccetera eccetera eccetera. Però poi dall'altra parte c'è l'incontro umano, fisico vorrei quasi dire, con un gruppo di creatori con cui ti devi entrare appunto in armonia, e con ogni volta è, credo, una storia diversa. Allora, hai avuto il tuo, come dire, periodo Coppola, ma prima ancora, ed è solo perché c'è stato prima il periodo Bertolucci che poi sei arrivato a Coppola. Con Bernardo tu ti sei conosciuto ancora prima
di fare la fotografia del conformista, perché eri appunto, se non ricordo male, l'operatore di strategia del ragno, correggimi se sbaglio. No, con Bernardo ci siamo conosciuti nel 1963 e qui c'è una storia che mi piace raccontarvi. Io molto giovane venni chiamato, dopo neanche 6 mesi che ero uscito dal centro sperimentale di scenografia, avevo fatto un film con Marco Scarpelli, una straordinaria persona, un grande, devo dire, direttore della fotografia, perché era così denominato a quell'epoca, molto chiaramente. E a me mi impressionava quando lui lavorava, perché si metteva il sigaro in bocca, accendeva non so quanti proiettori in studio con una tranquillità, una semplicità che per me era una cosa giovanissimo, avevo solo fatto qualche cortometraggio, una cosa incredibile, anche se non sempre capivo bene il tipo di struttura luministica, perché io pensavo un'altra cosa. Beh, quando si entra in questo stadio, lui mi propone subito di fare l'operatore alla macchina, io avevo neanche 21 anni, più giovane nel mondo forse. Faccio 2-3 film con lui, poi c'è una crisi del settore, spesso il cinema ha delle crisi industriali che a un certo punto si ferma quasi. Lui smette di lavorare e io smetto di lavorare con lui. A quel punto, devo dire un grazie a un caro amico che era Camillo Bazzoni, che ci conoscevamo in quel periodo, mi mise a studiare a casa. Cioè capii che tutti gli insegnamenti che mi avevano fatto nelle 9 anni di studi non erano sufficienti a quello che io dovevo conoscere. Non conoscevo le arti, non conoscevo la letteratura, la musica, la poesia, la pittura, eccetera, che non mi erano state insegnate. Allora rimango in casa e al mattino mi alzo, e mi prendo i miei libri, vado a cercarne degli altri, il pomeriggio forse vado a vedere qualche film, c'erano dei cinema che proiettavano film de sé, a rivedere certi film che io non avevo capito al centro sperimentale, ero troppo giovane. Aveva ragione il bando di concorso del centro sperimentale, io sono entrato a 18 anni, ne richiedevano 20, però ho fatto un bel esame d'ingresso e quindi sono entrato. Nel fare questo passa 6 mesi, passa 1 anno, passa 1 anno e mezzo, mi chiamano per fare l'operatore alla macchina, il cameraman in televisione, io rifiuto perché voglio studiare. Mia madre si arrabbia, dice: ma come, ti chiama la RAI, non ci vai? Perché loro prendevano i nomi dal centro sperimentale, dico: no, io devo fare cinema e non sono pronto ancora. Finché a un certo punto sempre questo mio amico Camillo Bazzoni passa, credo quasi circa 2 anni, mi dice: Vittorio, basta di stare in casa, smettila, abbi l'umiltà di ricominciare da capo, vieni con noi. C'è con Scavarda, che è un altro grandissimo direttore, Aldo Scavarda, che aveva fatto un film con Antonioni meraviglioso, dice: vieni e ricomincia da capo, torna a fare l'aiuto. C'è un giovane regista molto simpatico della mia parte, vicino Salso Maggiore, e lui mi spinge a ricominciare da capo. E io, come ricomincio da capo, arrivato in questi laboratori dove si preparano le macchine da presa, molti mi prendono un po' in giro perché prima mi vedevano a un livello diverso, adesso mi rivedono come caduto, diciamo. E io ho detto: non devo pensarci a quello che ero ieri, adesso sono questo, e quindi faccio bene a prendere le cassette, pulirle, preparare gli obiettivi, fa tutto quello che è. Finalmente partiamo, andiamo a Parma e conosco il regista, si chiamava Bernardo Bertolucci. Io faccio il film come aiuto operatore, faccio anche i fuochi, l'assistente, tutto là, e mi impegno a non pensare che ero un'altra persona giorni prima. È il più bel film che ho fatto, credo, in quel tipo di professione, perché un grande insegnamento era: un domani ognuno di noi può diventare anche il Presidente della Repubblica, ma in questo momento storico io sono questo e devo fare bene questo. Se non faccio bene questo, non posso neanche fare un altro passo avanti per crescere. Questo me lo misi in testa da solo, molto molto chiaro. La cosa che mi stupì con Bernardo, che aveva 22 anni, abituato quando facevo l'operatore di macchina con altri registi che non si comportavano in questa maniera, ma in un modo più o meno professionale, bene, lui veniva sul set con un mirino e cominciava, prima di mettere giù le cose, a guardare col mirino un certo tipo di spazio, se lo creava, poi chiamava gli attori, faceva la prova, dopo metteva
faceva mettere il carrello, la macchina, eccetera, cioè lui scriveva con la macchina da presa. Io rimasi scioccato per la lui aveva 22 anni, non è che aveva un'esperienza di aver fatto chissà che. Aveva fatto La Comare Secca, credo, prima di questo, che non era poi un suo film, era una scrittura di Pier Paolo Pasolini, che però gli era servito un pochino dall'inizio. Finisco questo film, la fortuna vuole che... che è prima della rivoluzione. Questa crisi finisce, riprendo a fare il mio lavoro di operatore della macchina, finché arrivo a quello che ho detto dell'esordio con Franco Rossi. Appena finisco il film, una telefonata, e una telefonata che io ho atteso in quei due anni che stavo a casa a studiare tutti i giorni, forse, e sento una parola, una voce con la R, dice: caro Vittorio, ti ricordi di me? E dico: certo Bernardo che mi ricordo di te, accidenti che mi ricordo di te, so che tu hai esordito, ho un piccolo film da fare che è per la televisione, anch'io ho avuto un certo percorso, ho avuto delle problematiche, eccetera eccetera, si chiama La strategia del ragno, e quindi ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a parlare della strategia del ragno, che no, facevo cinematografia, non ero portato di macchina, però eravamo poche persone, perché era un film per la televisione, eravamo un piccolo gruppo, non avevamo neanche un gruppo elettrogeno, però lui voleva fare la ripresa sonora diretta, quindi prendemmo una macchina grande, cercando di aiutare anche i macchinisti e noi. Ma sul piano figurativo ci fu una cosa molto importante. Lui mi portò, ricordo, vicino Piazza di Spagna, ad una libreria, mi mostrò un libro di René Magritte, un grande pittore surrealista, straordinario. Io devo dire, mi sentii veramente ignorante, non conoscevo neanche René Magritte, non capivo bene quello che lui mi diceva. Sentivo una certa vibrazione, certe cose nel guardare i dipinti di René Magritte, e non sapevo come tradurlo in immagine in quel momento. Come tradurlo con il rapporto luce-ombra e compagnia. E Bernardo dice: sai, mi piace molto questo tipo di visione magrittiana. Poi piano piano ho capito che c'era però un qualcosa nell'arte di Magritte che era straordinaria. Cioè non si ferma mai, se guardate i suoi dipinti, in un piano. C'è sempre una continuazione, dietro una finestra, dietro una porta, c'è come un senso di visione nell'infinito. Quello mi rimase in mente. Io però avevo fatto un piccolo film, dopo giovinezza, in Jugoslavia, avevo scoperto i pittori primitivi jugoslavi che mi avevano scioccato dalla grande cromatismo di colore che loro avevano, perché dipingevano su vetro. Siamo un gruppo di pittori su un paesino, Klebine, vicino a Zagabria, e quello mi aveva molto colpito, cioè la pittura primitiva. E allora poi avevo fatto delle ricerche sulla pittura primitiva, avevo scoperto che c'era un signore che si chiamava Antonio Ligabue, proprio di Parma, Guastalla, lì vicino. Allora propongo a Bernardo, dico: Bernardo, questa cosa di Magritte capisco nel tipo di visione che possiamo avere, però sul piano del colore, questa scoperta del tornare dalla città alla campagna, eccetera, forse l'arte primitiva ci può aiutare. E proposi questa visione. Qual è la cosa che sto cercando di dirvi? Non necessariamente ciò che ci viene proposto è solo esclusivamente quello che va fatto. Bisogna anche essere pronti individualmente a proporre, e quindi le cose si possono unificare. E quindi La strategia del ragno, che era un piccolissimo film, torno a ripetere, aveva questa doppia visione, una visione, diciamo, naif, primitiva, sui colori, perché anch'io ero un primitivo che non avevo studiato la pittura classica, e una visione di una prospettiva infinita che veniva da René Magritte, e quello ha cominciato ad essere un po' il nostro primo contatto. E poi c'è stata una sequenza fondamentale, tu la ricordi, quando lui, Athos Magnani, va su, è accusato, la storia di un grande scrittore, Borges, e si chiama La storia dell'eroe e del traditore. Un gruppo di signori si mettono d'accordo per uccidere Mussolini quando viene in questo piccolo paesino a fare una dichiarazione, eccetera. Poi uno di questi ha paura e denuncia questo complotto, e quindi viene accusato come un traditore, e quindi gli altri amici vogliono ucciderlo, e lui dice: aspettate, non uccidetemi così. Li porta sul campanile e dice: vedete, Tara, si chiamava, in omaggio a Via col vento, dice: costruiamo una storia in cui io sì vengo ucciso, sono colpevole, mi dovete uccidere,
ma facciamo in modo che io diventi un esempio, diciamo, in quanto un eroe antifascista. E chiamo a devono avvenire degli episodi in certo modo che si costruisce questa cosa. E io dentro questa piccola torretta, un pochino forse per i pochi mezzi tecnici che avevo, non lo so perché mi è venuta, dissi: Bernardo, ma questa è una cosa, una sequenza fondamentale, perché lui in questo momento non è più Athos Magnani, ma è un simbolo, deve diventare un simbolo antirivoluzionario rispetto all'establishment. Io non credo che ci sia bisogno di vederlo in viso, potremmo lasciarlo in una silhouette, cioè che deve diventare un simbolo. 1969. Bernardo mi guarda e dice: caspiterina, è un'idea fantastica, mi piace molto, però vorrei farla capire al pubblico, non vorrei che pensassero perché non abbiamo la luce. Allora organizzo con un piccolo flash che avevo e un panno nero con i macchinisti che mi stanno intorno e mi aiutano, illumino lui all'inizio quando parla e spiega questa cosa inizialmente a questo gruppo di persone, e poi piano piano allontano questa luce, chiudo questo panno nero e lui diventa una silhouette. Dice: adesso sì, perfettamente chiara. Qual è stata questa combinazione tra me e lui? Bernardo, in tutte le esperienze, lo vedrete ancora nel Conformista, nell'Ultimo Tango, eccetera, si esprime, avendo fatto molta psicanalisi, non solo con la coscienza, ma anche con l'inconscio. Non solo dice le cose, certe cose sono suggerite. E io stranamente sentivo questa cosa nel usare la luce e l'ombra. Questa combinazione è stata il rapporto di 25 anni di cammino tra me e Bernardo Bertolucci. L'inconscio e il cosciente, la luce e l'ombra. E così, attraverso Borges, che già parafrasava i Vangeli, perché dietro insomma c'è la storia di Cristo e di Giuda, il primo tradimento della storia, poi tutto questo rinasce nelle campagne dell'Emilia e poi con strategia del ragno. Hai una memoria formidabile, Vittorio. Io credo che la memoria sia una parte fondamentale della tua arte, del tuo lavoro, della tua riuscita. Io credo che appunto è una combinazione di attenzione e memoria, attenzione anche ai rapporti, sempre a chi hai davanti, la capacità appunto di stabilire un rapporto forte, profondo, subito, che non è di tutti, e soprattutto non è di quelli che appunto molti etichettano sbrigativamente come tecnici, che invece sono creatori in senso stretto, appunto sono coautori in qualche modo poi delle immagini e del film. Certo, tu però devi ancora rispondere alla mia domanda di prima, che è quella: quando hai smesso di stare in macchina e quanto sì, ti è mancato? No, ma ci arriviamo. Hai ragione. Dimmi. A volte, vedi che la memoria mia... No, la memoria. Io credo, sul piano dei segni zodiacali, io sono cancro. Il cancro fa un passo avanti e due indietro. Cioè vive chiaramente di un suo passato, bello chiaro. Segno molto italiano, insomma. Che per me no, man mano è diventato molto importante, perché mi fa ripassare due volte sullo stesso tipo di evento e quindi me lo fa capire più a fondo, sono molto più lento ad arrivare. Che cosa credo in questo io? Quando noi diciamo siamo cancro, gemelli, eccetera, eccetera, che cosa vuol dire? Che forse, io non so se questo accade nel momento del concepimento o della nascita, so che in quel momento l'universo di fronte a noi, come tutte queste luci, sono poste in un certo tipo di ordine. L'energia elettromagnetica che loro sprigionano e il rapporto tra questi tipi di punti di energetici in qualche modo arriva su di noi. Cioè in quel momento ci viene impressa come una fotografia dell'universo. E noi siamo un po' quello. E questa cosa ce la portiamo dietro. E questa è una cosa che mi piace molto a me, perché so che c'è una relazione tra il micro e il macrocosmo, che è fondamentale conoscere. È un pochino quella famosa magnifica poesia che ha scritto Albert Einstein. E uguale MC
quadrato. L'energia non è altro che la massa che si muove a una certa velocità, che vuol dire che in ogni massa c'è energia, in ogni energia c'è la massa, vuol dire che questo forse è il nostro percorso, di tutta la nostra civiltà, che passiamo dalla materia all'energia. Nel campo dell'operatore della macchina, che prima ho dimenticato, c'era una cosa che allora mi interessava molto a me, che man mano che cercavo di capire le altre arti, in quanto c'è una ragione perché il cinema si chiama la decima musa, perché si nutre di tutte le altre muse, di letteratura, architettura, di musica, di, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che ho perso il filo. No, alla composizione. Ho beccato. Eravamo ho beccato. Eravamo alla macchina da presa. Guardando la pittura, guardando la fotografia di certi grandi fotografi, che cosa scopriamo in realtà? Che diventa arte visiva perché, se noi ci pensiamo bene, noi riusciamo a vedere più o meno 180 gradi e dichiariamo quello che vediamo la realtà. Solo quando estraiamo da questa grande visione uno spazio, quindi un mirino, una fotografia, un televisore, qualsiasi cosa, un disegno, una pittura, in questo spazio, per diventare arte visiva, occorre una composizione. È una parola quasi scordata oggigiorno, perché molti, particolarmente in America, hanno l'abitudine di girare col, dicono, tutto schermo, cioè tutto il gate della macchina presa grande, perché poi un domani in post-produzione si può trovare l'inquadratura giusta, che è un grande errore, assolutamente assurdo, perché bisogna comporre mentre si gira. Ecco, io ero interessato a quella cosa, mentre facevo l'operatore di macchina, a cercare di capire la composizione del quadro e a cercare di capire il movimento, cioè il tempo, proprio che, in rapporto alla letteratura, e il ritmo. Quella era la cosa che mi incuriosiva e mi teneva attaccato ancora a quella macchina da presa, onestamente. Scusa se ho risposto in ritardo. No, mi hai risposto benissimo, perché appunto questo dimostra che un grande cinematographer, un grande autore della fotografia, non si occupa, non gestisce, non controlla, non suggerisce, non crea solo la luce, l'atmosfera fotografica, i colori, ma appunto sa sempre profondamente, con il regista e talvolta perfino contro il regista, perché può capitare, credo, che cosa significa quell'inquadratura, che cosa, qual è il movimento di macchina giusto per tradurre i movimenti, quello che accade in scena, cosa è giusto vedere, cosa è giusto non vedere e suggerire, ed appunto è profondamente cosciente. C'è una parola che tu usi spesso e che io non ricordo invece così spesso nelle conversazioni con altri autori della fotografia, che è ritmo. Ora, il ritmo in qualche modo potrebbe sembrare il contrario della luce, la luce è una cosa che c'è, che può andare e venire, ma insomma il ritmo è molto diverso, è un movimento che potrebbe sembrare prescindere dalla luce, dai toni, dai colori, e invece per te il ritmo, perché è una cosa che dici da sempre, che hai ridetto naturalmente adesso lavorando con Saura, dove il ritmo è proprio messo in scena, però c'è il ritmo anche in un'immagine immobile, paradossalmente, cioè il ritmo è comunque una pulsazione interna. Assolutamente. Devo dire la verità, i movimenti di macchina dei film di Bernardo Bertolucci sono di Bernardo Bertolucci. Con tanti altri registi, dipende dal tipo di rapporto, dal tipo di conoscenza, collaboro a questo tipo di decisione o questo tipo di proposta. Da Francis Coppola a Montaldo, a Ronconi, a Warren Beatty e Woody Allen. Un altro regista soltanto ho trovato nel mio percorso che ha lui il bisogno essenziale di scrivere con la macchina da presa, che è Carlo Saura, perché viene da aver fatto il fotografo precedentemente e quindi ha un senso della composizione eccetera molto personale. Se Carlos ci è arrivato tramite la fotografia a far questo, lo shock con Bernardo è stato che lui ci arriva tramite la poesia,
perché suo padre è un poeta. Lui vince un concorso di poesia a 21 anni. Cioè lui capisce questo, che è il senso di, se usa la penna per scrivere, usa la macchina da presa per scrivere le immagini. E questa è una cosa meravigliosa, perché si sente quanto lui ha il senso del cinema. Il cinema è un'espressione per immagine. Quando lavoriamo insieme, io, è una cosa molto chiara, lui scrive con la macchina da presa, io scrivo con la luce. Poi ci sono dei momenti in cui lui mi ispira che tipo di luce, o a volte io metto in scena qualche luce mentre lui sta cercando l'inquadratura che può ispirare lui. Questo è uno scambio naturale che accade. Con tutti gli altri, con tutti, come ho detto, ho un certo tipo di partecipazione, ma sempre e assolutamente, anche quando Francis Coppola, per esempio, arriva sul set come Woody Allen, mi spiega il concetto della scena in quel momento, me lo ridice, me lo riparla ancora. Io gli preparo una proposta e poi lui la vede, se c'è bisogno mi fa dei cambiamenti, mi chiede di certe specifiche, ma è sempre il regista che prende la decisione finale. Questo è assoluto, non ci sono mai compromessi. Sul piano del ritmo, io ho sempre pensato, a volte quando si fanno dei film in cui ci sono dei dialoghi che non sono straordinari, io dico, mi manca un senso di ritmo che ha un... che deve avere una certa logica, un certo tipo di motivazione, come la musica, mentre altre volte certi dialoghi sono scritti, devo dire, perfettamente in un certo tipo di ritmo che si segue. Due esempi, uno è Carlo Saura, che quando mi propone Flamenco Flamenco, ci incontriamo a Tokyo, io sono parte della giuria, lui ha un film dentro il festival, e mi propone Flamenco e mi dice, Vittorio, io però non vorrei raccontare la storia tipica di un film tra più personaggi che si amano, si odiano, si uccidono, io vorrei, e mi fa, mostra dei disegni che lui fa, ama molto lui dipingere e disegnare, con delle immagini, mi dice, io vorrei che il pubblico capisse la storia del flamenco tramite il ritmo della musica, del canto, del ballo, della macchina da presa, e sono certo, vedendo i tuoi film, che tu avrai un suo ritmo della luce. Devo dire che la cosa mi scioccò, così secca la cosa, così giusta, così rivoluzionaria per me. Avrete fatto caso quando arrivano, ecco un'altra ragione perché io ci tenevo a vedere questo video. Dopo un certo tipo di mondo, Bertolucciano, di Francis, di Warren, la prima immagine con Carlo Saura è completamente astratta, completamente fuori da ogni seguito di logica, completamente rivoluzionaria. È il salto che ho fatto con lui nel tipo delle cose, perché quando mi ha fatto capire questo, ho cercato di entrare nel suo mondo e cercare di entrare a una costruzione di luci, di colori, di forme totalmente astratta che davano un senso al ritmo della musica, eccetera eccetera. Un altro personaggio è Woody Allen. Quando Woody Allen mi ha chiamato, e io ho scritto a Francis Coppola, ci scriviamo spesso, e dico, sai Francis, io avevo fatto dal 2010 al 2012 un film in Iran sulla vita di Maometto Bambino, e poi dopo mi sono fermato perché non sentivo nessun tipo di film che mi attraeva, sentivo il bisogno di tornare a studiare, sentivo che forse potevo anche smettere e fare appunto seminari, scrivere libri, eccetera, quando mi chiama Woody Allen. E allora lo faccio sapere a Francis Coppola, che mi risponde, Vittorio, la cosa mi fa molto molto piacere per te, perché per me Woody Allen è il più grande regista americano che c'è oggi. E io in certi film l'avevo sentito questa cosa, in altri film non l'avevo sentito un po' meno, particolarmente quelli fatti un po' in Europa. Comunque ci incontriamo e nel leggere i suoi scritti risento il ritmo. Tant'è vero che gli faccio una proposta su Café Society e gli dico, vedi, io vorrei farti vedere un video di un'opera che si chiama La Traviata a Parigi, in cui mentre provavo con una piccola telecamerina a preparare le inquadrature da far fare ai grandi operatori come Gareth Brown, Valentin Moge, che erano i professionisti della Steadicam, quindi volevo dargli dei suggerimenti, delle indicazioni, a secondo come Padroni Griffi dirigeva i cantanti. Sentivo che mentre
mi volevo muovere con la piccola telecamerina per cercare dei movimenti eccetera, a un certo punto mi fermavo, la musica di Verdi mi fermava e la musica di Verdi mi diceva quando andare e che tipo di ritmo andare, che velocità andare. Fu uno shock per me capire questo. Se avete fatto caso in tutti questi video visti, ho fatto film molto musicali, in musiche diverse. Arrivo da Woody Allen e gli dico: Woody, è vero che un film ambientato nel 1935 a New York e 1935-40 a Hollywood forse non richiede l'uso della Steadicam, perché giustamente, come anche dici, pensi tu, c'è un classicismo che dobbiamo usare in certe cose, è uno strumento moderno, ma c'è un narratore che racconta la storia, un narratore fuori dal tempo e dal luogo, è astratto. Le parole tue del narratore, leggendole, mi suonano come la musica di Verdi. Cioè noi dovremmo trovare un ritmo della macchina da presa in sintonia con la narrazione delle parole. E devo dire che lui in questo è straordinario. Cioè veramente ha uno scritto che ti dice esattamente il tipo di ritmo che va usato. E questa è la bellezza ancora del cinema, la comunione tra le arti. Non è importante saperlo bene, conoscerlo, non si deve essere uno scultore, un pittore o un musicista per conoscere questo, ma certe sensazioni in queste arti bisogna averle per essere quello che chiamo io, chi si esercita in cinematografia. Perché anche quando mi si chiama autore della fotografia è un bel passo avanti rispetto al direttore, ma non è completo, perché fotografia mi si scambia per un fotografo, faccio click, mentre io faccio un ragionamento con un tempo e con un ritmo. Ecco perché mi firmo dall'epoca di Tango cinematografia, che è la parola giusta, che significa fotografia cinematografica, che è la dizione legale, giusta, del nostro lavoro. Però è un po' lunga, ecco perché l'ho stretta a cinematografia. Senti Vittorio, volevo fare un piccolo, forse un grande passo indietro, perché abbiamo così, siamo passati velocemente su un film sul quale non si può passare velocemente. Ma questa è una seduta analitica di psicanalisi, mi sembra molto chiara. Certo. No, però vorrei tornare un attimo su Ultimo Tango, anche perché quello che hai appena detto mi spinge a farlo. Perché Ultimo Tango poi, guarda caso, si apre, i titoli di testa scorrono su dei quadri di Francis Bacon, su dei dipinti di Bacon, quindi e io non so se Bacon era già lì, come dire, in sceneggiatura, era stato presente nelle vostre conversazioni, se è arrivato dopo a film finito, se è stata una scelta, come dire, di post-produzione, quanto è entrato nel vostro lavoro. E poi vorrei appunto che ricordassi, perché è stato... quello era un set in stato di grazia, come hai detto tu, la creatività era alti, è un altro film che ha veramente cambiato tutto, non si era mai visto niente di simile e forse non si vedrà neanche più dopo un film capace di cambiare le cose con tanta violenza, anche, insomma, no? Cioè, era una rivoluzione proprio nel modo di raccontare. E quindi Bacon, per te fondamentale, immagino. Un pezzettino di storia. Il conformista, come dicevamo prima, ha veramente un riconoscimento internazionale e quindi la Paramount e la... mi pare era la Paramount, sì, chiede a Bernardo Bertolucci di fare un altro film, quello che vuole, e lui scrive insieme a Kim Marcalli la storia di Ultimo Tango a Parigi e pensa agli attori che ha avuto nel conformista, in cui si è trovato molto bene: Jean-Louis Trintignant, Dominique Sandat. Nel bene e nel male, Jean-Louis Trintignant, dovuto al successo del conformista, firma credo 5 film uno appresso all'altro. Dominique invece è incinta di un bambino e non possono lavorare nel film, e allora Bernardo comincia a parlare con Alain Delon, con Jean-Paul Belmondo e ognuno con Jack Nicholson, con qualsiasi attore che lui pensa siano al livello, ma con ognuno di questi c'ha comunque un problema, fino a che un giorno mi chiama e mi dice: sai Vittorio, ho pensato Marlon Brando all'epoca aveva avuto un periodo non molto straordinario sul piano della sua presenza nel cinema, aveva fatto un paio di film non tanto, diciamo, riconosciuti e compagnia, aveva girato nel frattempo Il Padrino ma stava al montaggio,
non si conosceva il padrino. Io dico, ma Bernardo, mi sembra un'idea straordinaria, eccetera, ma dico, ma l'accetterà lui di fare un film con noi, eccetera, eccetera, perché sapevamo delle storie durante Chemada che ci mettevano un po' in allarme, che lui aveva una serie di clausole contrattuali in cui non dovevano fargli fare certe cose o chiedergli certe cose, eccetera, e aveva messo addirittura una clausola che in qualsiasi momento lui si sentiva poco bene poteva andare a Los Angeles dal suo medico. Queste storie arrivavano a noi, dico, ma siamo certi che siamo... Noi venivamo da Strategia del Ragno conformista, non avevamo fatto dirgli di più, adesso c'è... E lui dice, ma io lo sento molto, fai in modo di incontrarlo, fai in modo di vederlo, di mostrargli conformista, di prendere l'accordo, e Marlo dice, d'accordo, facciamo il film, però non subito, ho un problema familiare, ho finito adesso un film, eccetera, ho bisogno di 6 mesi. Il film era scritto... Ferragosto, Parigi deserta, un uomo solo cammina sotto il ponte di cose eccetera. Lui chiede 6 mesi e quindi tutto il film si sposta in inverno, per mia fortuna. Perché mia fortuna? Quando si sposta tutto questo, io nel frattempo mi chiamo Luca Ronconi per fare l'Orlando Furioso. E io dico, signore, io lo posso fare, però quando mi chiamerà Bernardo per l'ultimo tango io devo andare via. Deve essere molto chiaro questa cosa. Non ti preoccupare, Vittorio, l'avremmo già finito, non c'è tanto tempo, sono 6 mesi, eccetera. Poi non è stato esattamente così, ma questa è un'altra storia. Allora, Bernardo a un certo punto dice, senti Vittorio, io vado a Parigi e mi farebbe piacere che ogni tanto tu vieni in modo che vediamo i sopralluoghi. E io ogni sabato sera partivo con l'aereo, andavo a Parigi e tutta la domenica noi viaggiavamo a cercare questi luoghi, eccetera, con un grande scenografo, Troiner. Alessandro Troiner aveva fatto con Vigo e con altri registi francesi dei grandissimi film. E quando arrivo, ricordo che arrivo già verso ottobre, roba del genere, a Parigi, città un po' del nord, invernale, era tutta con un cielo molto plumbeo e c'erano tutte le luci della città accese. Dentro di me stavo cercando io un'idea per essere diverso dalla Parigi del conformista, in cui avevo suggerito di fare quest'uso della luce naturale alla fine del giorno che dava questo senso di blu, che aveva un senso in quell'altro film. Mentre guardo questa cosa qua, siamo in una macchina che giriamo con Bernardo, vedevo i portoni accesi, i bar accesi, i ponti accesi. Dico, Bernardo, guarda, è tutto acceso. E la luce artificiale di giorno, d'inverno, che ha un tono molto freddo, era molto calda. Dico, guarda questo tono, un po' arancio, un po' come bello, sembra... E lui dice, mi piace molto, sembra la Ville Lumière. E quindi cominciamo a pensare, a mettere questo tono. Io non conoscevo all'epoca ancora i significati dei colori. Avevo fatto il blu nel conformista, adesso lanciavo l'opposto, l'arancio in Ultimo Tango, per emozione, non per conoscenza. Dopo, mi sono fermato a studiare i colori. All'epoca era un'emozione. E quindi ogni cosa che andavamo in giro e vedevamo, la vedevamo sotto questo di luce, al punto tale che io dico... Mi piace che il film sia spostato, perché d'inverno posso mettere le luci d'inverno, dei soli molto bassi che sono toni di colore caldo, che mi sembrava che si accostavano bene al personaggio un po' maturo, un po' verso il tramonto, rispetto alla giovane ragazza. Prepariamo tutto questo, parliamo con Troiner, Troiner mi comincia straordinario, mi prepara ogni settimana una scaletta di toni di colore arancio per fare l'appartamento. E io scelgo con lui e lui non fa nulla fin quando io non gli dico la tonalità dell'arancio, che secondo me è giusta, e quindi partiamo con tutte queste visioni tonale. Il film va avanti, è pronto per essere girato. Purtroppo Alessandro Troiner non farà più il film, perché anche l'albergo che si doveva fare dentro lo studio non si fa più per ragioni di finanziamenti, costa troppo. Mi chiedono addirittura se io rinuncio al laboratorio di Roma, la Technicolor, per girare a Parigi, così è la stessa società Leclerc che ha lo studio e il laboratorio, per cui avranno uno sconto. Io dico, scusa Bernardo, io ho già fatto provini a Roma, ho implicato certe cose,
ho in mente di fare una cosa particolare, flashare il film per trovare questo tono caldo, morbido, eccetera, che abbiamo detto, eccetera. Io non mi sento di lasciare il film in questa maniera. Io ti capisco che tu devi fare il film e capisco che devi ha delle obbligazioni, eccetera, però perdonami, io non sono troppo legato a certi principi e non lo posso fare. E Bernardo va da Grimaldi, dal produttore, dice: non si può venire a Parigi, Vittorio ha già stabilito tutta una struttura, eccetera, a Roma, dove andare a Roma. Per cui si cambia lo scenografo nel bene e nel male e si chiama Ferdinando Scalfiotti. Scalfiotti vede tutte le palette nostre e arriva a questa cosa. Arrivo all'inizio del film, quando finisco l'Orlando Furioso, e Bernardo è pronto con le valigie per rimanere le settimane necessarie per fare il film. Mi viene a prendere Bernardo all'aeroporto, dice: Vittorio, non andare in albergo subito, vieni con me. Dico: perché Bernardo, dove andiamo? Vieni con me, vediamo una cosa, ti voglio far vedere una cosa. C'è un pittore che sembra che sia stato con noi in tutte le riunioni, mi porta al Grand Palais e vedo i quadri di Francis Bacon. Io rimango scioccato, sembravano le raffigurazioni delle nostre discussioni. C'è addirittura un trittico in cui c'è al centro una stanza un po' circolare con due persone che fanno l'amore, a sinistra ci sono delle persone con dei giornali, delle scritte che sembra la sceneggiatura, a destra ci sono due persone con una macchina da presa, sembra il manifesto del film. E dico: pensando, ma è una cosa incredibile. Quindi il tono arancio era già stabilito, ma cosa ci insegna in più Francis Bacon? E questo viene proprio da lui, che ha dei primi piani, dei ritratti in cui ha tutta la figura, diciamo, spezzata, come se fossero le viscere interne, l'inconscio che gli arriva sulla faccia. E questo ci piace molto a tutti e due, per cui ideiamo, da quel tipo ispirato da Francis Bacon, di usare in certi ambienti dei vetri martellati, in cui fotografando tramite i vetri martellati abbiamo una sensazione di Bacon. Quella viene da Bacon, il colore no, l'avevamo già prima. Fantastico. Io non ricordavo più confesso, la mia memoria evidentemente non è come la tua, che non ricordavo più di che avesse cominciato con Trauner. E vale la pena ricordare a chi non lo sapesse che Alexander Trauner era un grandissimo scenografo, già molto anziano all'epoca, che aveva lavorato appunto con tutti i più grandi, ma dagli anni 30, quindi era legato a una concezione del cinema pesante, nel senso migliore della parola, da studio, da teatro di posa, un cinema dove c'era un controllo assoluto sulle scenografie, non c'erano appunto gli ambienti dal vero, un po' nouvelle vague, che invece avete usato voi. Quindi è curiosissimo, insomma, questo accostamento. Ma praticamente Troine si è sentito che all'inizio lui pensava di costruire tutto, costruire sia l'appartamento che l'albergo, poi si è visto togliere l'appartamento perché è stato trovato al sesto piano, dove lì c'è tutta anche una cosa che noi abbiamo dovuto immaginare. Io non ho usato in tutto il film, e particolarmente nell'appartamento, nessuna luce cinematografica dentro il set. Veniva tutto dall'esterno, oppure c'erano degli elementi originali, un lume nel set. Era abbastanza rivoluzionario, 1971-72 questo. Quando a Sander Troine si è visto che anche non poteva costruire l'albergo, in cui c'erano tutta una serie di immaginazioni che Marlon Brando, mentre passa, immagina quello che sta accadendo all'interno, dentro le stanze, Troine si è sentito che non aveva più senso per lui fare il film. Questa è un po' la storia vera. Senti, e appunto, l'hai appena detto tu, noi volevamo, come dire, portare l'inconscio sul volto dei personaggi. Insomma, il film è molto crudo, i personaggi agiscono in base a logiche così molto istintive, molto primarie, c'è molto sesso, per essere chiari fino in fondo, in Ultimo Tango. Ma dico, era semplice con un attore della statura anche della capricciosità e del potere di Marlon Brando, fu semplice girare quel tipo di storia, mettere in scena quelle situazioni. Ripeto che all'inizio alcuni miei colleghi mi dissero: non fare questo film, perché Marlon Brando è un divo, per cui è abituato in America che se guarda qui c'è una luce che gli viene in viso, se guarda di qua c'è una luce che viene da qua, se guarda di qua gli viene una luce che viene da qua, perché è abituato a questo modo, non verrà mai all'alba o a fine tramonto
perché sai come sono i divi. E io dissi, ma scusate signori, io guardando i film, questo mi sembra una persona molto più intelligente di quello che voi lo descrivete. Per cui accettammo diciamo, naturalmente questo rapporto. E invece devo dire che Mallo è stato straordinario, meraviglioso. Non ha mai detto una cosa contraria. Addirittura quando si faceva, sebbene avesse scritto nel contratto che non dovevano neanche chiedergli di fare un minuto di straordinario, all'epoca si girava in Francia con l'orario francese da mezzogiorno alle 7 continuato, se per caso stavamo girando una scena e non era finito, lui diceva alto momento, andava a prendere una bottiglia di liquore eccetera, passava dai macchinisti agli elettricisti a dargli un bicchierino, dico ragazzi scusate se facciamo qualche minuto in più. Era una presenza meravigliosa con lui e ha capito sempre tutto. C'era un giorno, c'era una sequenza in cui arriva la madre della moglie di Brando morta e c'erano due stanze e io metto un certo tipo di luce legata a quello che era il personaggio della madre più calda, che era Maria Micchi, no, era Maria, come si chiamava? La grande attrice che ha fatto Roma Città Aperta. Non era Maria Micchi, come si chiamava? Maria Micchi, no? Sì, sì. Fosse Maria Micchi. Metto questo tipo di luce calda con lei, mentre poi quando passiamo nella luce del bagno dove Brando va lì e vuole chiudere l'acqua che la cameriera ha lasciato aperta quando lui l'aveva già chiusa precedentemente, come un senso di rivolta verso di lui, lui dovrebbe guardare sullo specchio e noi dovevamo andare di nuovo nell'altra stanza, ci muoviamo da una stanza all'altra. E allora mentre facciamo queste prove Brando dice a Bernardo, Bernardo se tu vuoi c'è un momento quando io credo questo, do un'occhiata allo specchio, il mio sguardo ti dà il tempo se vuoi di partire. Bernardo dice sì sì benissimo, molto bene. Io rimango, siccome era in un angolino della stanza, non c'era una luce che batteva lì e io non l'avevo messa, la luce veniva soltanto dalla finestra, lui era un po' in controluce. E dico scusa Bernardo ma non c'è una luce qui che posso giustificare di metterla tramite lo specchio per vedergli il viso e capire questa cosa. E Marlo geniale dice ma siccome mi vedeva spesso girare con delle pezzi di panno bianco messi in una bandiera, cioè io riflettevo le luci che entravano dalle varie finestre e mi dice Vittorio ma non puoi mettere un pezzo di panno bianco qui? Io l'ho trovato geniale. L'attore che suggerisce la luce. Senti, ma tu comunque poi hai lavorato con tantissimi grandi attori, adesso a parte Marlon Brando, hai lavorato con Volonté in Giordano Bruno, ovviamente con Trintignant, la Sandrelli, Dominique Sandà nel Conformista, con Liz Taylor in Identikit, con De Niro, Depardieu, Sterling Hayden, Donald Sutherland in Novecento, insomma ti sono passati, come dire, davanti all'obiettivo alcuni dei più grandi volti e talenti del Novecento, Warren Beatty e Madonna li abbiamo visti in Dick Tracy eccetera. Ce n'è qualcuno che è stato più difficile o qualcuno invece più complice? Perché poi appunto la complicità è fondamentale, tu devi stabilirla col regista, ma insomma anche con gli attori loro devono affidarsi, devono sapere che tu lavori per loro e non insomma, è la loro immagine poi quella che si vede nel film. Non sono sempre tutti così disponibili forse a esperimenti e a novità. Ma io ho sempre pensato che un attore è come una statua vivente, nel senso che ha una sua proporzione, a seconda del tipo di angolo, a seconda del tipo di focale di una lente, a seconda di un'altezza, eccetera, gli variano le proporzioni del viso o del corpo. Per cui è molto importante avere un senso, un certo gusto, una certa diciamo visione classica, la pittura e la scultura aiutano molto in questo per capire un personaggio e cercare di rappresentarlo. Ma quello che ho notato è che non c'è stato mai nessuno vero attore o vera attrice che mi ha mai detto ah ma io vorrei la luce qua, ah ma io vorrei la macchina qui, ah ma io vorrei questa cosa qui. I grandi attori capiscono benissimo che noi stiamo realizzando un personaggio e non gli interessa di come vengono, come appaiono in un modo generico. Solo le attrici o attori mediocri chiedono questo, non i grandi attori. C'è una grande distinzione a volte con gli attori, come arrivano a un certo punto. Elizabeth Taylor e Marlon Brando amano fare una sola ripresa.
una volta, al massimo quando è proprio indispensabile. Io dovevo chiedere a Marlon Brando di fare la seconda, perché magari controllavo il pattino della macchina da presa se c'era qualche sporcizia, e all'epoca, non essendo il digitale, si vedeva, e dovevo andare lì col pattino a farglielo vedere. Dico: Marlo, scusa, ti dispiace farne una seconda? E la cosa molto bella è che lui non si rifiutava mai, però non faceva mai la stessa cosa, cioè inventava una cosa nuova per poterla fare. E Bernardo diceva: vediamo cosa ci regala Marlon Brando adesso. Addirittura avevamo detto molto chiaramente con Bernardo, lui arrivava al mattino, parlava con Brando nella sua stanza, noi preparavamo un pochino le cose generiche, poi arrivava, ci raccontava quello che sarebbe successo, si preparava la macchina da presa e poi si diceva: non date mai lo stop. Loro devono essere liberi. Uno, perché Marlon ha bisogno di un suo atteggiamento. A volte si ferma per guardare una cosa su una chiavetta di una valigia, o guardare una cosa in un certo posto prima di andare in quel posto dove dovrebbe andare. Maria Schneider era come un animale in gabbia, doveva essere libera. Quindi noi eravamo liberi di muoverci a secondo degli attori senza mai fermarci, sia per le luci che per le cose. Non c'era un segno per terra. E lo facevano una volta sola, massimo due volte. Warren Beatty, quando io ho fatto Reds con lui, e lui era per la prima volta, io ho fatto un film come un regista che era anche attore, era anche co-scrittore e produttore, per cui quando arrivava sul set accendevano la luce rossa fuori e non si spengeva mai tra una inquadratura e l'altra, c'era sempre una certa, diciamo, tensione nello studio dal mattino fino alla pausa o fino alla sera, che era il turno francese. Era un mondo molto particolare. E lui mi diceva: Vittorio, ma va bene, guarda, io entrerò da qua, andrò lì seduto, farò questo, eccetera. Io preparavo qualcosa, dico: facciamo una prova. Dice: ma no, giriamo subito. E non dava mai lo stop. Lui entrava, faceva la prima scena, si sedeva, poi si rialzava e usciva. E poi rientrava, la rifaceva un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta. E io magari avevo visto finalmente cosa lui faceva, avevo bisogno di modificare qualcosa. Allora ho imparato che dovevo anch'io fare come lui. Lui, dopo che l'ha fatta la prima volta o la seconda, io entravo, facevo delle modificazioni mentre lui recitava. Dice: Vittorio, che fai? Dico: guarda, o dai stop e posso fare qualcosa, altrimenti non viene. Arrivava a fare 30 volte, 36 volte l'inquadratura. Prima di, cioè, doveva smussare tutto se stesso, farlo in una specie di differenti modalità, differenti tonalità, per poi scegliere la cosa più giusta per lui. Era esattamente l'opposto di Brando. Eppure ci si vive insieme, si lavora insieme e si fa un cammino insieme e si impara insieme. Tutto qua. Conta solo il risultato finale. Senti, prima accennavamo a Woody Allen, con cui hai già lavorato, ma hai un altro film in arrivo che non so a che punto sia, è Rainy Day in New York, con Woody Allen. È un film che ancora deve essere girato, è un film che avete già girato, è un film in preparazione, ci puoi dire qualcosa? No, la cosa che posso dire è che l'avevo accennata prima, quando lui mi ha chiamato nel 2015 abbiamo cominciato questo viaggio nel mondo digitale, perché io gli ho detto una cosa molto semplice, dico: caro lui, tu cosa ne pensi? Hai fatto sempre film con la pellicola, in fotochimico, anch'io. Però ultimamente l'industria è cambiata, indubbiamente. E io penso che c'è una parola che si chiama progresso, che noi possiamo rallentare o accelerare, ma non la possiamo fermare. Quindi perché cercare di andare dietro a qualcosa che sta svanendo davanti a noi? In Italia non c'è più lo stabilimento Technicolor, non c'è più lo stabilimento all'Istituto Luce, non c'è più la Kodak, io sono un orfano. Perché non entriamo insieme nel mondo digitale, cerchiamo di capirlo e forse anche migliorarlo? E lui dice: d'accordo, facciamolo. Io dico: guarda, ho conosciuto anche una certa digital camera che mi piace, molto vicina alla proporzione del quadro, che a me piace molto, che è un'ispirazione che io ho avuto da Leonardo da Vinci, dal Cenacolo, che è due volte l'orizzontale e una volta la verticale, che mi sembra una proporzione perfetta. Quanto è questo manifesto del Rinascimento che ha fatto Leonardo? Se voi immaginate che il cinema è passato, sta ancora passando, tramite vari formati,
dal cinema muto al cinema sonoro, al cinema panoramico, al cinema a grande schermo, tanti numeri, 1,37, 1,66, 1,75, 78, 2,1, tremendo. Per cui dico, ma guarda, Leonardo ce l'ha detto 600 anni fa, 500 anni fa, quello che potrebbe essere sulla visione e la proporzione perfetta. C'è una macchina che è fatta apposta in questo modo e credo che registra talmente tante informazioni che noi non dobbiamo mai più pensare che era meglio la pellicola che questo. Addirittura abbiamo fatto Caffè Society e il giorno dopo gli ho chiesto, Woody, come ti senti di lavorare? Benissimo, io nessuno mi ha toccato il mio script, nessuno mi tocca il modo che dico agli attori di recitare, vedo addirittura le immagini subito, per cui io so già, e gliel'avevo spiegato, quello che vedi non è un'immagine più o meno, è l'80-90% di cui sarà l'immagine finale, è un monitor a 25 pollici tarato dalla Technicolor in alta definizione dove vedi perfettamente quello che stiamo facendo. Se non ti piace dimmelo, oppure se non mi piace a me te lo dico e la cambiamo subito, che è la grande opportunità tra l'immagine elettronica e l'immagine fotochimica, il fatto di poterlo fare sul luogo, sul momento. Si arriva a vedere il nostro stesso pensiero addirittura. Facciamo quello, facciamo Wonder Wheel, dove addirittura portiamo avanti un ragionamento di un certo tipo di visione che grazie ai grandi attori che abbiamo avuto, Kate Winslet, Johnny Temple, Jim Belushi e Justin Timberlake, siamo riusciti a fare una visione teatrale cinematografica. Sembrava un pezzo di Tennessee Williams questa cosa qua. E poi siamo passati al terzo film, che è Rainy Day in New York, di cui non posso parlare molto perché non è finito ancora. Cioè abbiamo finito le riprese, io ho fatto la mia trascrizione dei colori a New York un mese fa, Woody sta finendo la musica, il missaggio, e c'è un paio di due o tre inquadrature in cui c'è un visual effetto dietro una macchina, perché abbiamo girato con la pioggia contro un sistema che si chiama green screen, che mi dovranno mandare queste immagini qui in Italia in modo che io le controllo e poi le rimando, e poi dovrà uscire con Amazon. Sono gli attori, quindi non posso dire troppo, gli attori, fin quando non esce. Chi sono gli attori, un accenno? No. Neanche il cast? No, c'è nel mio, quando Woody mi manda il copione c'è stampato Vittorio Storaro su ogni singola pagina, cioè se per caso delle cose del copione qualcuno le vede e le copia, si sa da chi viene. Cioè c'è una, io credo, un rispetto e un desiderio di mantenere, per esempio Amazon non ha visto il film ancora, non lo vede, non ha mai visto gli altri film mentre noi stavamo lavorando, anche soltanto facendo l'ultimo pezzettino di musica o di colore. Woody adesso che finirà la musica darà la copia in visione ad Amazon. Amazon è a scatola chiusa e questo è il modo in cui ama lui lavorare, libero dalle condizioni che ci sono in molti posti sul Hollywood. Ma c'è una cosa fondamentale che riguarda Ultimo Tango, che vedremo domani, e che riguarda un pochino il ragionamento tra il cinema fotochimico e il cinema elettronico. Anni fa nel cinema fotochimico c'era un sistema per salvaguardare le immagini a colori nel tempo, che era una possibilità di trascrivere i colori in tre monocromi bianco e nero. Siccome erano in nero, cioè erano in argento, non decoloravano. Era un sistema Technicolor inventato dall'inizio della Technicolor. Purtroppo era un sistema che costava una certa quantità di denaro, che in Europa non è stato quasi mai utilizzato, fino a che mi chiedono di seguire la ristampa di tutti e il restauro dei film di Bertolucci nel 1996, Cinecittà International, e dico sì, io lo faccio, rifaccio tutto eccetera, però poi vorrei fissare questi colori e mi serve questo sistema, e loro mi dicono ma costerà troppo, e dico no, cercherò l'aiuto delle compagnie per lanciare questo sistema anche di nuovo in Italia, che non si fa più da quando la Technicolor ha finito questo sistema Technicolor originale, e forse conviene. Mi hanno aiutato, devo dire, la Kodak dandomi delle pellicole, Cinecittà che ha rimesso il sistema di Silver Master di separazione, e la Technicolor che stampava delle copie di positivo eccetera normali dei film che avevo fatto con loro, e abbiamo fatto tutta la serie di Bernardo Bertolucci salvaguardata con questo sistema. Però purtroppo è l'unica serie,
Io sto parlando con la Cineteca, con Felice, sto parlando con la Cineteca francese, con la Cineteca spagnola, appena vengo, sono appena avuto quella anche portoghese, eccetera, per cercare la possibilità di materializzare una possibilità di salvaguardare il cinema nel tempo digitale e che non sia così costoso come quello, diciamo, che è per dire del fotochimico, perché ogni cineteca è quella la memoria nostra, è quella la grande possibilità che noi abbiamo di poter un giorno mostrare a altre generazioni ciò che abbiamo fatto. Cioè oggigiorno, se il cinema fotochimico aveva una cadenza lenta, l'1% nel colore, e vedrete in Ultimo Tango domani, io ho fatto i salti mortali con una straordinaria cineteca, quella di Bologna, che è forse una delle migliori nel mondo per il restauro, in cui riescono a rimettere le perforazioni, i tagli, i graffi, tutte le cose fisiche e meccaniche. Sul piano elettronico riusciamo a rivitalizzare un po' i colori, ma io ho perso il 40% di quelle che erano quelle originali del 1972. Per fortuna a quel tempo la pellicola aveva talmente tante informazioni che il passaggio in elettronica c'è ancora da poter trovare delle possibilità. La copia la vedrete, credo che sia molto buona, è la cosa migliore che abbiamo fatto, ma certamente non è più quella originale, perché certe cose sono perdute. Come fare per non perdere queste informazioni nel tempo? Il digitale, molti credono, purtroppo il cinema mondiale quasi lo crede, che la parola digitale significa permanente. È un errore spaventoso. Il cinema digitale non ha un supporto che sia permanente, per cui ha una caduta quasi improvvisa. Se non c'è una trascrizione ogni massimo 5 anni di queste informazioni, la prossima generazione non vedrà nulla di quello che noi stiamo facendo adesso. Per cui la cosa fondamentale, secondo me, è cercare di trovare, di materializzare proprio per la memoria di quello che noi stiamo facendo. Perché io posso andare alla Cappella Contarelli e vedere Caravaggio di 600 anni fa, 500 anni fa, e non posso vedere fra 10 anni quello che ho fatto in Wonder Wheel. Questa è la cosa drammatica da fare. Questo è un lancio, un monito che credo tutte le cineteche mondiali dovrebbero unirsi per poter aiutare a materializzare questo sistema. Non solo, quello che vedete oggi nello schermo, in realtà noi catturiamo con questa macchina che io sto usando, la Sony F65, quello che un numero che voi conoscete, tutti lo dicono 2K, 4K, cosa del genere, 4K, che vuol dire un certo livello di definizione, ma nessuno parla delle tonalità di colore, che vengono chiamati bit. Noi registriamo a 16 bit colore. Che cosa vuol dire 16 bit? Che ci sono 200 miliardi di sfumature di colore che noi registriamo. Quanto al massimo noi ne possiamo vedere in una sala di proiezione, qualsiasi sala di proiezione, questa, quella di Cannes, quella dell'Accademia, quella della Technicolor addirittura, al massimo i proiettori oggi trasmettono 4K ma 12 bit, che sono 66 milioni di sfumature, e gli altri 199 miliardi dove stanno? Ecco perché io sto cercando di spingere anche l'industria a che elevi, diciamo, la qualità di proiezione, a ciò che lo spettatore, gli spettatori, tutti noi possono vedere quello che esattamente noi registriamo. C'è adesso un grande movimento che si sta facendo sulla possibilità, come si è passati dalla definizione standard all'alta definizione. Oggi si parla di HDR, High Dynamic Range, c'è la possibilità di leggere quelle informazioni che sono nell'hard disk originale, e questo sarà un altro grande passo avanti che si potrà fare. E questo io spero e mi auguro che sempre più, devo dire, in questo Amazon è molto attiva. Noi abbiamo già fatto la versione dei 3 film di noi piccoli giovani vecchietti, io e Woody Allen, abbiamo già fatto la versione HDR a New York. Già fatto la versione? Cioè dalla all'hard disk della macchina da presa abbiamo trascritto in HDR e abbiamo visto un'enormità di informazioni, di tonalità di colore, eccetera, nell'ombra, nella luce, nei sottotoni, eccetera, che non vediamo
al massimo della proiezione che possiamo fare oggi, cioè siamo già un passo avanti. Ecco, quando si farà questo passo, gli spettatori potranno vedere quello che noi registriamo. Questo me lo auguro, che facciamo questo passo e poi lo fissiamo nel futuro, per i vostri nipoti. I miei sono già troppo grandi. E nel frattempo recuperiamo e conserviamo anche la grandezza, appunto, dei film passati che noi continuiamo a proiettare nei festival. Ma insomma, se si perde la definizione, scusate, io trascinato dall'entusiasmo ho perso di vista l'ora, devo chiudere così bruscamente, velocemente, una caduta di ritmo verticale. Vittorio mi perdonerà, ma abbiamo le conferenze stampa alla sala Barion, ma mi piace che abbiamo concluso appunto con questo appello a salvare la memoria, fatto appunto da un personaggio che è un pezzo di memoria vivente, e che memoria, e solo lui potrà aiutarci. Bell'augurio, ragazzi. Grazie. Grazie.